God Save the Wine, numero 8, siamo a maggio, si avvicina l'estate, ci siamo premuniti e siamo andati insomma in l'isola che rappresenta per tutti noi l'estate, la Sardegna, e incontriamo la cantina Gallura, quindi una cooperativa, tra l'altro anche abbastanza grande. Sì, la cooperativa Cantina Gallura si trova nel nord della Sardegna, sono 135 soci su un territorio esteso a vigneto di circa 400 ettari, dai 300 ai 500 metri sul livello del mare. I vigneti sono situati ai piedi del colle, cioè della montagna che si chiama Limbara, è una montagna di granito, quindi i vigneti sono piantati sullo skeleton, quindi granito sciolto, e quindi è proprio caratteristica, diciamo, del Vermentino di Gallura, è proprio la particolarità appunto del granito. E allora, addirittura del vostro, ci sono addirittura quattro Vermentini. Cos'è in particolare che differenzia il Canaili, che è un po' il prodotto più famoso, da il Genesi, che... Diciamo, il Genesi è un cru e quindi è un vigneto monoclonale, quindi sono tutte e due Vermentini di Gallura superiori e la differenza è, diciamo, questa. Poi, diciamo, proprio la vigna, del Genesi è proprio granito quasi puro. Cioè da scavare con la dinamite. Quindi ora l'assaggiamo. Beh, ecco, direi che immediatamente l'idea del Vermentino, più che altro l'idea del, non so, queste sensazioni floreali, minerali, sapide, gessose, si sentono quasi subito. Il Vermentino in purezza è così. 100% Vermentino, sì, in purezza. Oltre al Canaili, che è il prodotto, diciamo, che è relativamente facile da trovare, diciamo, invece Genesi è un cru un po' particolare. La stessa impostazione, ma cambia veramente, si sente immediatamente la differenza. Non si sta parlando di più o meno buono, ma proprio l'idea del minerale, del sottosuolo così importante nel vino viene fuori. E sicuramente anche come abbinamenti, se l'altro poteva essere più adatto a un aperitivo o a un primo, questo già più sui secondi, su qualche formaggio, sicuramente un vino interessante. Due da tenere in considerazione, però ci sono anche vini rossi, no? Siamo nel regno di Sardegna, no? Da secoli collegato al Piemonte, addirittura possiamo assaggiare un Nebbiolo. Proporrei di assaggiare il dolmen che è affinato in legno. Quindi dolmen, sempre pietre. Sì, dei colli dell'Imbara, esattamente. Quindi Nebbiolo, sapete tutti, insomma, Barbaresco, Barolo, grandi vini del Piemonte, in Sardegna, che da un vino innanzitutto con un colore più deciso rispetto, chiaramente il clima è diverso rispetto alla Langa, è una versione un po' più ingentilita, no? Sì, molto, molto di più, sì. Quindi un vino sicuramente che completa un'idea e ci fa scoprire un'idea della Sardegna che non è solo Cannonau, ma può essere anche Nebbiolo e un'altra scusa in più anche per andare a visitare. Certo, come no, e anche per assaggiarli, ovviamente. Perfetto, grazie mille Anna. Grazie.